Fabiano Pietrosanti, la tua mostra Decostruzione ha in sé una serie di elementi di cui tu hai detto che è stato un percorso in cui si è rotto l'immagine. In che senso? Io sono partito dall'idea di immagine perfetta. Ho utilizzato delle luci classiche, delle luci diciamo che sono state utilizzate da grandi fotografi del passato, un po' per rappresentare i loro modelli, un po' un'immagine del corpo quasi perfetta, dolce. A partire da questo, diciamo, da questo modello, da questa idea, ho cercato di decostruire l'immagine. E diciamo la decostruzione è cominciata a partire dall'utilizzo di strumenti quali per esempio veli, corde, stoffe, ma anche proprio situazioni assurde, paradossali, nelle quali i modelli sono stati costretti a stare. Che ruolo hanno infatti questi oggetti che utilizzi negli shooting? Questi oggetti diciamo sono stati essenziali perché mi hanno permesso di far uscire qualcosa dai miei modelli che altrimenti non avrei trovato. In un contesto veramente super normale di un'installazione classica, il velo, la corda, lo scotch, ho usato anche delle plastiche. C'è una foto rappresentativa appunto di questo, sul volto quasi il soffocamento, abbiano permesso, cioè tutti questi elementi, di far uscire dal modello qualcosa di inconscio, di forte, anche proprio diciamo quasi una lotta, no? contro questa situazione, questi elementi che totalmente naturali, che però hanno fatto uscire qualcosa dai modelli di estremamente naturale, di estremamente forte. Oltre a questo, la tua fotografia in qualche modo è influenzata anche dagli altri tuoi interessi, come la musica e il teatro, ecco, in che modo? In realtà in vari modi, perché un po' le fotografie le ho interpretate come una messa in scena vera e propria, cioè io ho pensato a priori, prima di scattare le fotografie, ogni scena, ogni singolo dettaglio, non ho fatto molte fotografie. Ho scattato poche fotografie, ma ben precise, sapevo già molto bene cosa fare, quindi era un po' come un quaderno di regia che ho utilizzato a priori per poi scattare le fotografie. E poi la musica è stato un elemento fondamentale, perché l'ho utilizzata diciamo come sottofondo per scattare le fotografie. Ho capito che soprattutto la musica barocca, io mi occupo di barocco, la musica barocca come sottofondo musicale, diciamo, dello shooting fotografico è stata necessaria per mettere a proprio agio i modelli, per far sì che tutto quell'ambiente fosse un po' lontano dalla vita quotidiana. E se dovessi scegliere uno scatto di quelli di questa mostra, quale sceglieresti come più rappresentativo di questo tuo momento? Forse sceglierei la fotografia di Marcel, questa, che è un ragazzo che studia filosofia, lui prepara l'aggregation, non è un modello per niente. Avevo bisogno di quel giorno, avevo delle idee molto chiare su cosa fare, avevo sempre la mia tavolozza già pronta e il mio modello mi diede buca, per cui chiamai questo ragazzo Marcel per posare e lui prima di posare mi disse: no, io veramente sono non sono modello, quindi poso, ma comunque con mille dubbi. E il velo ha fatto uscire qualcosa di Marcel che anche lui conosce, che lui stesso non conosceva, ha fatto uscire veramente una parte di sé inconscia, e per me è stato incredibile vedere come lui, pian piano, attraverso questi strumenti di cui mi avvalgo, sia stato in grado di stare a suo agio e soprattutto di far uscire una parte di sé estremamente naturale, forse più vera di quella che lui tutti i giorni mostra al pubblico. Molte fotografie si incentrano in questa sorta di natura morta floreale. Ecco, qual è il significato dell'utilizzo di questi fiori? No, ma soprattutto se si utilizza la natura morta, perché parlo d'amore che è finito, parlo veramente di fantasmi. D'amour imaginaire, la fin d'un rêve en fait. Donc, pourquoi les natures mortes? Parce que ça exprime réellement le... Tu
c'è molta luce, molto bianco, ecco, qual è il significato di questa luce molto forte? C'è un décor avec des couleurs très blanches, très surréelles, tutto ça. E après, pourquoi des couleurs un peu diluées? Parce que toujours la même histoire de pourquoi des natures mortes, etc. Moi, je veux vraiment. Même la couleur part en fait. Comme le rêve, comme le fantasme, comme l'amour imaginaire, au final, tu te rends compte que c'est pas possible. Et même la couleur se diluée et disparaît. La lumière aussi, ça veut dire ça, non? Et la lumière, c'est pareil. En fait, c'est pas une photo que je préfère, en fait, c'est les deux photos qui fonctionnent assez bien ensemble. C'est l'une qui apporte le discours à l'autre, finalement. Et celle-ci, elle exprime vraiment pour moi la fin du rêve, en fait. Le moment où, finalement, le fantasme s'arrête et tu es face à la réalité. D'où le déséquilibre, un peu le chaos, la déception, un peu le désespoir et la fin d'un amour et en même temps un peu de nostalgie. Mais vraiment celle-ci, pour moi, c'est vraiment le chaos, quoi, une fois que la réalité fait surface.